Inizia il rosso la settimana dei mercati cripto, inizia il rosso anche quella dei mercati hold, perché è la settimana delle decisioni della Federal Reserve, la settimana del tasso di interesse, ma non è solo il tasso di interesse, perché questa settimana, ragazzi, vengono pubblicati una serie di dati, tra cui anche il FONC, alla fine della settimana venerdì, quindi in pratica i mercati si stanno preparando a un mercoledì, giovedì e venerdì prossimo, che sarà una baraonda di news, aggiornamenti e un po' dovranno prendere poi alla fine una direzione. Secondo me i mercati sono molto confusi da alcuni punti di vista, rialzo dei tassi soprattutto. Ne parliamo oggi in questo video, andiamo a vedere che cosa è successo nella giornata di ieri domenica, che i mercati cripto sono sprofondati nuovamente, soprattutto ETH ha breccato il livello di supporto di cui vi ho parlato nel video di venerdì scorso e come da copione sprofonda immediatamente sul successivo livello di supporto, quindi di oltre il 10% perde all'interno di pochissime ore. ETH che in questo momento subisce anche la questione della fine del merge, quindi un sell on news che continua dalla scorsa settimana. Vediamo se sta finisce a momenti, insomma lo vedremo oggi, ragazzi. Andiamo a fare un po' il punto della situazione, quelle che sono le news, gli aggiornamenti, un po' quello che sta uscendo da questa settimana. Vediamo tutte le giornate importanti bisogna monitorare attivamente questa settimana. Analisi tecnica, analisi ciclica su Bitcoin, Ethereum e Nasdaq 100 e una operazione di trading che ho fatto la scorsa settimana proprio su Ethereum, come promesso da copione la scorsa settimana. Andiamo a vedere che cosa sta facendo e come gestire questa operazione. Va bene, allora ragazzi, bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Sono molto contento, insomma, di farvi rivedere anche un po' di grafici nuovi, ma soprattutto un'operazione che ho fatto proprio la scorsa settimana. Iniziamo però a dire la verità, ragazzi, dalla questione legata a quelli che sono i dati da attendere. Allora, prime giornate rilevanti iniziano in sostanza dal 21 di settembre. 21 di settembre, guardate che sfizza di dati, dalle 16 italiane fino alle 20:30, proprio ci sarà un disagio in pratica, ragazzi, perché il 21 mercoledì vengono pubblicate le scorte di petrolio, le proiezioni economiche del FONC, le decisioni del FONC sul tasso di interesse e la conferenza stampa del FONC, che però non è finita qui, perché venerdì parla anche Powell, quindi ci sarà anche il discorso del presidente della Fed. Quindi mercoledì, ragazzi, dalle insomma ore 16 in poi si balla, è inutile dirlo, si balla sui mercati con l'attività attesa. Bisognerà capire come i mercati si stanno preparando e soprattutto che cosa si aspettano dalla giornata del 21. Adesso vi mostro una tabella, un grafico, e lo commettiamo insieme proprio per capire quello che più o meno potrebbe essere il pensiero dei mercati in questo contesto. Vi faccio vedere poi le altre giornate. Il giovedì 22, oltre che parla anche il presidente della banca giapponese, che comunque ha un leggero rilievo, ve lo dico già da subito, perché la banca giapponese in questo caso diciamo, ha una importanza nel mantenere liquidità nei mercati internazionali, quindi insomma, senza tediarvi con discorsi approfonditi, però vi assicuro che un po' di rilievo ce l'ha. Poi abbiamo il giovedì le richieste dei sussidi di disoccupazione, che saranno una conferma di quello che avviene qui, ragazzi, perché se le richieste di sussidi di disoccupazione, come vi dicevo, saranno ancora in linea con le attese o addirittura inferiori, lasceranno campo libero alla BCE, alla Fed, di poter agire, e questo sarà preso male dai mercati, soprattutto in se dovessero esserci delle comunicazioni del FONC abbastanza confermative di quello che ha detto già Powell la scorsa riunione. Poi andiamo a vedere venerdì con il discorso di Powell, quindi si chiude in bellezza alle 20. Insomma, ragazzi, qui sarà una settimana da ballare assolutamente, e beh, speriamo bene, insomma, dai.
Io il mio Bitcoin me lo tengo comunque qui, ragazzi, perché abbiamo bisogno in questa fase di bear market, un bear market cattivo, maturo, diverso dai soliti, bellissimo da un punto di vista di esperienza e soprattutto di fondamenta, perché va a ristrutturare quelle che sono le fondamenta delle cripto, integrandole in un sistema economico, quindi non più una cosa così da giocattolo, diciamo, per pochi, ma un fenomeno che è venuto per restare. Questo comunque era giusto affrontarlo, quindi è un momento che stiamo andando ad affrontare. La questione Fed. Allora, cosa farà la Fed? La riunione del 21 e soprattutto i mercati cosa stanno scontando? Perché se i mercati si aspettano un rialzo dei tassi di un certo tipo e la Fed lo fa più basso o più alto, migliora o peggiora l'andamento futuro dei mercati. Allora, vi faccio vedere questo, che è un classico dato di percentuale. Allora, gli operatori istituzionali, ragazzi, si aspettano e pubblicano le probabilità di attesa della questione del rialzo dei tassi. Li trovate semplicemente sul sito del CME. Quindi queste sono le proiezioni e le attese degli operatori sul rialzo dei tassi di interesse. In questo momento l'attesa per l'86% di probabilità è di un rialzo di 0.75 di rialzo dei tassi, quindi 75 basis point, si dice così, quindi portare i tassi di interesse a 3,325. Però, ragazzi, il problema che ha causato il ribasso che avete visto anche nelle scorse settimane, un po' la questione proprio di volatilità, è dovuto a questo, cioè l'innalzamento anche dell'attesa degli operatori al 14% di un rialzo addirittura dell'1%. Perché, ragazzi? Perché i dati sull'inflazione pubblicati la scorsa settimana sono negativi, sono molto peggio di quello che il mercato si attendeva. Quindi, proprio in vista di questa questione qui, dalla scorsa settimana il 15% degli operatori si è spostato ad un'attesa di rialzo dell'1%, quindi il mercato per un 15% ha iniziato a scontare anche un rialzo di tasso dell'1%. Vi faccio vedere perché vi sto dicendo questo. Nella tabella in basso trovate quella che è la questione proprio delle in settimana in settimana. Come vedete, nella settimana del 12 soltanto c'era lo 0%, scusate, vedete, di attesa probabile con un rialzo dell'1, mentre poi dopo la pubblicazione dei dati sull'inflazione negativi della scorsa settimana abbiamo visto un 15%, quindi azzerarsi una possibilità di rialzo dello 0,5, quindi di 50 basis point, e incrementare notevolmente un rialzo dell'1%. Quindi in sostanza, ragazzi, i mercati stanno spostandosi su una a maggiore aggressività della Fed, e questo è ha scaturito, diciamo, ha dato il là per andare a generare il flash crash, le vendite e i dump che avete visto nella scorsa settimana. La questione a questo punto potrebbe essere rispondere alla domanda: va bene, adesso la Fed alza i tassi di 75 basis point, il mercato la prende bene? E no, ragazzi, perché comunque il mercato sta dicendo che l'86% di probabilità è che il rialzo sarà 0,75, ragazzi, però iniziano a scontare anche un rialzo più forte. Quindi in pratica, se la Fed alza di 0,75, ci sarà un sospiro di sollievo che magari corrisponde a un leggero rimbalzino che poi si ferma lì. Se invece alza i tassi dell'1, il mercato la prende male e scende, perché la percentuale che il mercato sta scontando dell'1% è solo del 15%, c'è mai del 15%, quindi la prende male, ragazzi, ok? Se sarà un dato diverso, il mercato lo prenderà benissimo, ma non è possibile questo perché, già lo sappiamo, praticamente è dato a zero un rialzo di tassi minore di 0,75. Quindi, in pratica, il mercato ha una view ribassista su più fronti. Per questo, in queste settimane, in questi giorni, gli ultimi due, la questione è stata presa abbastanza male. Andiamo a vedere però quelli che sono i grafici, soprattutto iniziando da Ethereum che ha breccato il livello di supporto rilevantissimo
a 1400 punti e ha innescato un leggero dampone che comunque è iniziato proprio dal merge, e il merge, che è stato un sell on news per antonomasia, ha provocato già un meno 30% su Ethereum, meno 30% in pochissimo tempo, proprio dalla questione merge. Se invece andiamo a valutare la questione speculativa di Ethereum, quando è finita la speculazione, addirittura siamo a meno 37. Su Ethereum in pratica, ragazzi, si è venuta a creare il più classico dei sell on news e delle speculazioni dovute alla questione del fork. Quindi, così come era avvenuto già diverse volte, poco prima dell'avvento, quindi del merge, è stato fatto il massimo e poi il down, quindi quasi da manuale. Con il breakout del livello di supporto a 1400, la regina delle cripto è arrivato immediatamente al secondo livello, quindi intorno, come vi dicevo nel video di venerdì, andatevelo a rivedere, ai 1200-1300, quindi 1280 ha toccato il minimo. Io proprio in virtù di questo, ragazzi, vi faccio vedere un'operazione che ho proprio fatto su BitGet, che è il nuovo exchange che sto andando a testare per un'operatività in leva e assolutamente molto speculativa, ragazzi, quindi questo ve lo dico. Però è interessante questo exchange perché ha delle funzioni per trader molto facili da utilizzare e quindi insomma mi è piaciuto, lo sto testando. Quindi l'operazione short su Ethereum l'ho fatta proprio intorno ai 1452, a leva molto pesante, ma non mi interessa perché io la leva la so usare, ragazzi, ho detto così, sembra un po' così, semplicemente ho il capitale, quindi lo risparmio andando a leva, ma il capitale comunque c'è già nell'exchange, quindi non è un problema di stare andando in leva reale, e che lo utilizzo di meno, così se ho bisogno comunque ho il capitale, tutto qui. È una super leva ed è in profitto enorme, ragazzi, questa operazione. Ho già comunicato in Academy, ovviamente questa è stata seguita anche in Academy tutta quanta, l'ho spiegata anche lì e l'ho spiegata anche voi, però venerdì è già in trailing stop. Già vi dico che comunque qualora dovesse rimbalzare Ethereum la chiudo in leggero gain, ma non la chiuderò mai in perdita perché ho inserito già un trailing stop su questa operazione. Operazione interessantissima, ma che non vi nascondo non ha un orizzonte temporale di un giorno, ha un orizzonte temporale di qualche giorno in più. Intanto vi lascio comunque il link in descrizione di BitGet, ragazzi, se volete provarlo c'è lo sconto sulle fee, 10% di sconto, mi date una mano comunque sul canale, e poi soprattutto fatemi sapere anche cosa ne pensate, senza che voi sì, in alcuni momenti diciamo potete evitarlo, ma soprattutto una leva elevatissima, quindi vi lascio il link in descrizione. Ma vi spiego perché questa operazione ho intenzione di prolungarla e quindi o mi prende il trailing stop, quindi mi chiude l'operazione in leggero gain e allora poi amen in caso la rifaccio, altrimenti la prolungo, perché ragazzi con il breakout del minimo del 28 di agosto teoricamente Ethereum ha girato al ribasso il suo ciclo di natura mensile, quindi o qui sta chiudendo un ciclo, un mensile corto da 20-22 giorni, vi faccio vedere quant'è la durata, è un po' pochina per Ethereum, ragazzi, oppure semplicemente inizierà un nuovo ciclo settimanale che poi va a chiudere con una decina di giorni mancanti questo ciclo mensile, che però a questo punto, essendo già virato al ribasso, qual è la risposta giusta? Sarà ribassista, quindi teoricamente dovrebbe andare a scendere sotto i minimi attuali. Avendo questa informazione appunto dalla ciclica, ragazzi, mi sento di lasciare questa operazione con uno short più insomma un periodo più lungo, una decina di giorni, una settimana, già protetto, quindi qualora il mercato dovesse risalire troppo chiudo e poi eventualmente riapro lo short a prezzi magari di un pochettino più alti, però è un'operazione che è anche trend following, perché guardate qui il breakout ha dichiarato nel breve periodo la ripresa del trend short di Ethereum. Ethereum ha subito la questione della manipolazione, ve ne avevo parlato, secondo me era un'operazione risk reward accettabile per uno short, non faccio short Bitcoin, però sulle altre cripto io vi ho sempre detto di sì,
E niente, è questo. Quindi, da un punto di vista ciclico, teoricamente questo ciclo su Ethereum si chiude intorno alla fine del mese di settembre. Ma poi resterebbe un ultimo ciclo mensile a chiudere probabilmente l'intero movimento. Se qui non è stato fatto il minimo del ciclo annuale di Ethereum, la regina delle cripto non ha scampo e deve fare questa roba qui, ragazzi. Deve scendere o vicino a questo minimo facendo un doppio minimo. Quindi o qui ha chiuso un ciclo annuale oppure qui siamo in questo tipo di struttura. Ed è proprio questo diciamo il motivo che mi ha insomma dato questo là per fare un'operazione short, che adesso va gestita money management, position sizing, tutto quello che è normale, perché ragazzi le posizioni di trading speculativo, fortemente speculativo così, non sono posizioni che si possono lasciare. Bisogna comunque sempre comprendere che è possibile che il mercato faccia una cosa diversa. In Academy ieri un utente mi ha scritto: perché metti lo stop a break even, si dice così, quindi il trading stop? Perché non si può prevedere il futuro, e quindi se questa view non dovesse essere corretta io mi proteggo da un eventuale loss, visto che sono anche in leva abbastanza alta su quell'operazione. E ben venga, se va diciamo come sto immaginando, ovviamente cavalco l'onda, però se non va, ragazzi, bisogna avere la via di fuga. Quindi questa è la view ciclica, l'analisi su Ethereum, i livelli di supporto li avete qui elencati in maniera molto semplice, al di sotto di 1250, questo minimo che ho appena fatto. Probabilmente la regina delle cripto si avvicinerà intorno ai 1000, però questa zona centrale è una zona di equilibrio, quindi trading range classico qui, perché in sostanza è il punto centrale di questa struttura di trading range. Questa struttura potrebbe diciamo accogliere per un po' di tempo, quindi io se dovesse chiudere un ciclo mensile probabilmente farà una cosa del genere, poi sta qui ferma un pochettino con il prossimo ciclo mensile, ma a quel punto, ragazzi, penso che poi il raggiungimento di un minimo inferiore sia solo una questione di tempo, perché se Ethereum non rimbalza vigorosamente proprio adesso è probabile che stia andando in chiusura annuale insieme agli altri, anche perché anche Nasdaq non sta performando per niente bene, ve lo faccio vedere, poi passiamo anche a Bitcoin. Perché con le ultime settimane si è pericolosamente, ragazzi, avvicinato anche ai minimi del ciclo che teoricamente poteva decretare la fine dell'annuale, quindi i minimi di giugno che sono qui in questa zona bassa, si sta avvicinando pericolosamente, e teoricamente anche lui, anche Nasdaq, vedete, ha questo lasso tempistico per chiudere la sua struttura ciclica, e quindi da qui, ragazzi, si è iniziato un nuovo mensile, come sembrerebbe, e ha fatto il breakout, quindi in sostanza scende giù. Allora, questo è purtroppo tutta l'analisi ciclica indica in questo momento un grande pericolo in termini di struttura ribassista non solo delle cripto ma anche dei mercati hold, quindi o la Fed sciocca il mercato con un atteggiamento diverso da quello che il mercato si attende, non lo 0,75, ma un atteggiamento, non so, indica che le loro proiezioni sulla inflazione dichiarano che probabilmente nei prossimi due mesi siamo rientrati all'emergenza, e lo dichiarano apertamente nel FONC, allora questo è uno shock positivo per i mercati, oppure se niente di ciò avviene probabilmente continueranno per questa strada di natura ribassista. Insomma è lì che si gioca la partita al momento, tutto diciamo statisticamente l'analisi tecnica e l'analisi ciclica ci portano a queste fasi finali. Allora, ragazzi, vi faccio vedere Bitcoin, che nuovamente ieri, nella giornata di ieri e oggi, ha strutturato un flash crash al di sotto del livello dei 18.008, che rappresenta un livello importantissimo, perché ragazzi questi 18.008 sono il vero minimo in close daily di Bitcoin, 18.669 su Bitstamp, quindi 18.007. Questa zona, ve lo faccio vedere sulla close, vedete, non è stata toccata, non è stata
non è andato giù in close, però è pericolosissimo perché, ragazzi, qui sembra proprio che il 7 settembre Bitcoin abbia iniziato un nuovo ciclo mensile come Nasdaq, quindi Nasdaq il 6, il 7 Bitcoin, e che questo ciclo mensile in teoria sia virato al ribasso proprio in questa fase, ragazzi. E anche lì, un ciclo mensile che vira al ribasso dopo 10 giorni lascia spazio da 15-20 giorni di trend ancora ribassista da svilupparsi. È pericolosissimo perché la perdita eventuale di questo livello di supporto su Bitcoin non lascia scampo al re delle cripto. Quindi questo livello, se breccato, chiuso al ribasso, poi lascia un livello che è un livello tecnico emotivo, ma in realtà ha pochissimo valore, cioè le shadow qui in basso intorno ai 18.000. Il vero livello è questo qui, ragazzi, in close daily. Dovesse breccarlo, noi assisteremo, secondo me, a un flash crash raggiungendo quello che è il primo obiettivo del ciclo annuale, di chiusura del ciclo annuale, il primo obiettivo del bear market, che era 16.008, scusate, ragazzi. È quello, insomma, è facilmente raggiungibile, e speriamo, se dovesse arrivarci, che ci arrivi il più tardi possibile, perché se scende velocemente lascia spazio agli altri livelli di eventuale target del bear market, che sono 14.008 e addirittura poi 12.005 qui sotto. Allora, questa è la struttura di Bitcoin. Il livello di supporto è importantissimo, è questo qui. Ovviamente oggi ha rimbalzato, ma mercoledì c'è tutta quella sfilza di dati, ragazzi. La questione è veramente pericolosa, è in dubbio, e da un punto di vista di analisi ciclica abbiamo breccato il minimo di partenza di questo nuovo ciclo mensile, dichiarandolo teoricamente già virato al ribasso. Quindi per analisi tecnica siamo su un supporto, per analisi ciclica siamo invece in trend che sta andando al ribasso e che non ha scampo, tra virgolette, deve scendere fino alla sua chiusura naturale, che arriverà a fine mese di settembre. Questo è quello che ci sta dicendo l'analisi. Ovviamente è una snodo molto importante questo momento, ragazzi, quindi ok, guardare i grafici è importantissimo, fare le nostre analisi eccetera, perché ci danno una probabilità, e la probabilità ha un grande valore per i trader. Ma ricordatevi sempre che i dati macro e quello che dirà la Fed sarà comunque molto importante per poter scioccare i mercati. Il problema è che le aspettative degli operatori in questa fase sono già scontate e sono tutte negative. È inutile che diciamo questa cosa. Poi c'è da risolvere il problema su Bitcoin per i criteri ESG. Gli americani hanno tirato su una indagine che un pochettino ha focalizzato l'attenzione delle regolamentazioni di Bitcoin sulla questione energetica. È un po' farlocca questa cosa, ma ne parliamo in un altro video. Per oggi è tutto, ragazzi. Fatemi sapere chi di voi ha seguito lo shortone di Ethereum, ve lo rifaccio rivedere qui. Non copiate quello che faccio io, assolutamente non sono consigli finanziari. Se copiate quello che faccio io state sbagliando, più di dirvi questo non posso fare. Ovviamente dovete avere le vostre strategie, quindi chi di voi l'ha seguito, ragazzi, è veramente un shortone rilevante. Ma il problema è che non è l'unico, perché io ho intenzione di iniziare ad aprirne altri proprio per gestire questa fase di chiusura mensile. Ci sarà da lavorare, ci sarà da divertirsi, vediamo un po' cosa succederà, ma soprattutto speriamo che le cripto reggano questo corpo. Fatemi sapere quello che state facendo. Ciao, ciao a tutti.